sentirete dei termini assurdi. I suoi nomi sono la Puglia, una retrondola, una strafleta e la Franducci. Gli anni siamo la mangiù. Praticamente, penso che nessuno abbia capito a che cosa faceva riferimento. Difatti, la rondella, che noi chiamiamo una pinna rondella, la retrondola. Il dato, ieri la straflette, straflette, la cerniera, ieri una franduccia, e la mangiù, era il trapano a mano. Allora, queste terminologie così antiche, noi, non per essere polemici, le dobbiamo mettere in qualsiasi contesto su un pezzo di carta, salvaguardarle e lasciarle a chi domani deve continuare, sia pure come forma di studio, di etimo, di radice, sia anche per avere un punto di riferimento da cui partire per dare evoluzione a questa terminologia dialettale. Continuando in questa maniera, quando io ero bambino, mamma mi diceva, dice, ve la pugge nel ruto d'Europa. Che voleva significare? Abbiamo detto già l'anno scorso, un ruto era circa 1 chilo, quindi non era 1 chilo, abbiamo fatto una scheda sulle unità di misura. I piselli, o pisut, mi chiamano tutti quanti pisut. Non si chiamavano pisut, si chiamavano un ruppo. Allora, se uno diceva ve la pugge nel ruto d'Europa, uno diceva non sapeva dove menarsi, così come pure fra le unità di misura quando andavamo che nascemmel, ne piene, o quando la femmina che trembeva, dice, pigne, metteva un sela, quando si imbastava, dice, ne piene sela, tiene la mena colla, tiene la mena fradda, andavano tutte queste, diciamo, espressioni che davano un senso, un significato. La stessa cosa. Allora, come forma di nascemmel era quella ne piene, nascemmel pesteva come fatto di contenimenti, poi c'erano le unità di misura, utim, lumizitim e così via, le abbiamo già dette queste cose qui. Alla stessa maniera, quando